Let's go! Benvenuti, ovetti, nel mio nuovo Let's Play di Sonic Colors Ultimate! E mi raccomando, è Sonic Colors, perché siamo in Europa. In America, invece, è Sonic Colors senza la U. Allora, cominciamo subito con il dire che la canzone che state ascoltando adesso non è la canzone che normalmente c'è durante questa intro. Ossia Reach to the Stars, dovrebbe chiamarsi così. Perché? Perché ho paura di problemi di copyright, quindi ho dovuto cambiarla. Come seconda cosa, mi scuso se questo video non è uscito durante il day one. Oggi infatti è il giorno dopo il day one. Il motivo è che, non so se lo sapete, ma credo che tutte le copie del mondo di Sonic Colors Ultimate siano state rimandate per problemi di distribuzione. Quindi ho dovuto scaricare la copia digitale dal PlayStation Store. E adesso ci arriviamo. Infatti sto giocando da PlayStation 4, ma se volete è possibile giocare comunque a questo gioco anche da PlayStation 5, da Nintendo Switch, tecnicamente anche da Nintendo DS e da Wii. Infatti questo è un porting barra remake di Sonic Colors Wii. Aggiungerei che volevo portare Sonic Colors Wii da un sacco di tempo, tipo 4-5 anni. Non l'ho mai portato, adesso però è uscita la versione HD, quindi perché non portare direttamente la versione HD? Ora, questo gioco ha una funzione di autosalvataggio, indovinate un po' chi non ha rinnovato il suo PlayStation Plus, quindi non posso fare copie di backup. Un vero peccato, ma pazienza, insomma, perché adesso giocheremo a, ovviamente, Sonic Colors Ultimate! Nuova partita. Pronto, Sonic? Mi ricevi? Sarò il tuo navigatore. Tu pensa a correre, al resto penso io. Tails, mio caro tutorial. Ti terrò acceso perché sei comodo. Anche se i comandi già li so. E siamo già nell'atto 1, Tropical Resort. Nessuna intro, a parte il filmato iniziale. Nessuna spiegazione. Si parte. Alla velocità della luce. Beh, non subito, però ci arriveremo. Forse, forse. E ho intenzione di prendere il 100%, o almeno quello che ricordo essere il 100%. Allora, tutorial, X, salto, quadrato, scivolata, ho mancato gli alieni, ora vi spiegherò. Cerchio per lo scatto, anche aereo. Beh, vedremo i vari comandi più tardi. Comunque, con lo scatto si possono fare parecchie cose. Cerchiamo però di non evitare l'unica, prima cosa che si può mancare in questo gioco, ossia questo binario, perché ci porta ad un anello rosso. Gli anelli rossi sono importanti, ce ne sono 180 in tutto il gioco, e io li voglio prendere tutti, perché vi sbloccano il vero 100%. Quindi, come ho fatto a prendere danno? Lo sa solamente Sonic, ma non importa, premere X quando c'è il mirino vi fa colpire i vari nemici, ed è una cosa molto comoda per oltrepassare queste, fosse. Non sono fosse? Non mi interessa. Mi interessa però andare molto veloce. E questo qui è un gettone Luna Park. È la novità di questo gioco, o meglio, della versione Ultimate. Si possono spendere, sì, Tails, lo sto spiegando io. Si possono spendere per sbloccare praticamente vestiti per Sonic. In sintesi, quello è. Allora, andiamo verso l'infinito e oltre. Questo gioco è probabilmente il miglior gioco di Sonic 3D. E non è uno scherzo. Già, ci sono molti giochi di Sonic 3D, anche molto più recenti. Allora perché questo è il migliore? Perché lo è. Infine. Più che altro il problema non è quello, è che gli altri non mi piacciono. Ma questo sì, anche Generation mi piace. Ora, una cosa che riguarda gli anelli rossi, insomma. Avete visto che ho preso adesso il terzo anello rosso? Sfortunatamente per noi non è possibile prendere ogni singolo anello rosso all'inizio del gioco. Bisogna sbloccare vari potenziamenti e finché non li sblocco non posso prendere alcuni anelli rossi. Torneremo comunque indietro nei vari livelli più in là, perché devo prenderli tutti quanti, ovviamente. Però ora come ora, meglio andare avanti. Concentriamoci sul correre e ho premuto solamente il pulsante X. Fermi. Andate qui per prendere un altro cerchio rosso. Non ricordo a memoria dove sono tutti quanti i cerchi rossi, ma non è un problema, perché abbiamo completato l'atto 1. E durante questo schermo di vittoria, dove ci verrà detto il nostro rango e punteggio, è possibile ottenere oggetti extra. Se attaccate i numeri
con X e cerchio o X e quadrato, è possibile prendere vite extra o anche alzare il vostro rango. Almeno credo. In ogni caso, sono cose extra, meglio farle. Atto 2, ripeto, senza introduzione, senza niente. Forse è meglio così? Ci fiondiamo direttamente nell'avventura? I caricamenti sembrano abbastanza buoni. Da quello che so, sono più lenti su Switch, perché, sì. Ah, e attualmente ci sono alcuni problemi con la versione Nintendo Switch, quindi non so se consigliarvela. Però, no. Però dovrebbero risolverli a breve. Quindi, ok, quindi prendiamo l'anello rosso e andiamo. Ok. Occhio a non cadere qui, mi raccomando. E colpiamo i robottini. Aria, grazie mille, aria. Non possiamo ancora fare nulla là sopra. Qua non c'è nulla, peccato. Va bene, qual è il problema? Possiamo comunque correre via. Bravo Sonic. Oggi proverò a completare tutta quanta la prima zona di gioco. Spero di riuscirci. In realtà non è così complessa da completare, quindi potrei davvero metterci poco tempo. Vediamo, vediamo. Ok, allora, qui, mi raccomando, saltate, fate un salto, non lì, però fate un salto quando vedete una specie di mini scalinata, perché sì, potrebbe darvi fastidio. Ora, i tutorial sono questi cosi, è Tails che vi dice, ehi, premete X per il doppio salto. Una cosa che non vi ho ancora mostrato è che mentre saltate, premendo cerchio, farete uno scatto, premendo quadrato, farete uno schianto a terra. Sono comandi base che non mi va di spiegarvi. Non toccate le spine, perché... indovinate un po', gli faranno la bua. E prendete il più possibile questi... Sonic, ok. Questi cosi rossi, ok. Molto probabilmente, visto che li prenderò tutti quanti in una botta sola, è meglio che io li prenda tutti quanti alla fine. Perché farò un montaggio di io che raccolgo i vari gettoni rossi. Ok, ok. Meglio colpirle tutte quante, perché sono potente. E adesso... attenzione, c'è un coso rosso qua dietro, non mancatelo, è molto trolloso. Fine! Ah, e volendo è possibile anche saltare questa scena del punteggio finale, basta premere Options, oppure suppongo più da Nintendo Switch, però vi dà comunque roba e se mi dà una vita extra non dico mai di no. Quindi dammi roba, rompi la B, ho rotto la B. Benvenuti all'incredibile Luna Park interstellare di Eggman, dove potrete visitare 5 pianeti al prezzo di uno. Quanto gli piace sentirsi parlare, ma devo proprio ammetterlo. Questo posto è fantastico. Tutti vorranno venire in questo posto. Senza dubbio. Ma noi invece che cosa ci facciamo qui? Questo posto sembra del tutto innocuo. Perché Eggman più Luna Park costruito di nascosto uguale piano diabolico da sventare. Per fortuna non è bravo a tenere nascoste le cose. Già, è difficile non vedere un Luna Park gigante che fluttua nello spazio circondato da pianeti. Ma un piano diabolico... non saprei. Wow! Piano o non piano, bisogna dire che il panorama di questo posto è mozzafiato. Ridefinisce il concetto di bellezza. Solo mi sorprende la facilità con cui siamo entrati. A me non è sembrato poi così facile. Ciao, bella gente! Tenetevi forte, mentre l'ascensore spaziale ultraaccelerato di Eggman vi proietta in una meravigliosa terra di divertimento interplanetario! Non riesco a credere che qualcuno abbia dimenticato le chiavi qui dentro. È come se Eggman ci stesse stendendo un tappeto rosso. Accidenti! Questo coso ha un'accelerazione davvero incredibile! Per te questo è veloce! Ha voluto costruire questo parco dei divertimenti spinto dal profondo rimorso per il mio passato da fuori legge. Non si tratta assolutamente di un piano malvagio o di una qualche losca cospirazione. Oh, che sollievo! Anche solo a ripensarci mi gira la testa e mi viene da... Venite qui, piccoli alieni! Il tuo chip vocale è bloccato su Cowboy. Smettila di parlare e pensa agli alieni. Forza, piccoli alieni! Tornate qui! Prendo! Ehi! Sì! Vi faccio vedere io! Sì! Vi prendo! Bravo! Vi prendo!
Non so che cosa stia succedendo, ma so che cosa sto per fare. Eh? Ehi, che sta succedendo? Eh? Wow! A quanto pare hanno scelto di non aggiornare le scene già registrate della versione Wii e di metterle direttamente qua dentro. Non è un così grosso problema, però si vede un po' la differenza di qualità di tutto quanto. Inoltre, quando è vero che diamo a Cesare quel che è di Cesare e apprezziamo quello che abbiamo senza lamentarci, preferisco il doppiaggio inglese, ma magari sono solamente io. Qui mi raccomando, attenzione a non mancare questo, perché qua sopra c'è un altro anello rosso. E adesso c'è altra roba qua sopra. Oh, sì, sì, siete pronti? Io sono pronto. Non adesso, ancora, però a breve lo userò. Sapete cosa abbiamo appena preso? Una cosa stupenda. Ah, quando è che lo posso usare? Dimmi adesso. No, non posso, perché qua sotto c'è un altro anello. Adesso però, piano piano mentre vado avanti, premiamo il pulsante quadrato per scivolare, grazie Tails. E premendo il pulsante R1 possiamo fare una cosa molto bella. Una volta arrivati, non qui. Qui dovrebbe andare bene, però no, ancora non va bene. Senti, scivola. Ok, lo posso mostrare? Lo posso mostrare. Andiamo. Laser! Perché, ok, ho failato ardentemente, ma non importa. Questo è il gioco da cui proviene il mio laser. E si può rompere questo, vero? Sì, grazie. Dicevo, questo è il gioco da cui proviene il mio laser, che faccio ogni volta che c'è un laser di qualche tipo. Già, solamente che la versione inglese è leggermente più carina, almeno secondo me. Vai Sonic, vai Sonic. Checkpoint raggiunto. Devo stare attento perché potrei mancare robe. E quando è vero che ho detto che comunque non importa se manco qualcosa, perché tornerò comunque indietro nei vari livelli, vorrei mancare meno roba possibile, perché sì. Vai Sonic! Oh! Come osi! Ho preso... Oh no! Oh no! Non ho anelli. Potrei perdere... No! Potrei perdere se non prendo anelli. Qua è inutile fare il colpo verso il basso. Perché? Perché non abbiamo il potenziamento giallo. Ok, guardate. Ehi, si può fare. Lo so già. Grazie, Tails. Ok. Vai. Non importa così tanto se... No! Ok, dicevo, non importa così tanto se... non so neanche io cosa volevo dire, se ci fermiamo qui. Però voglio comunque fermarmi qua, perché sì. Vai. Ok, non c'è niente lì. Ma qui magari c'è qualcosa. Vai, Sonic! I loop di loop sono stupendi. Premiamo il pulsante A al momento giusto, che non è il pulsante A, scusatemi, è il pulsante X su PS4. Ah, e ci dice anche quando stiamo per cadere, grazie della vita extra. Bene, allora, senti, Sonic, vai, Sonic, 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 Sonic Heroes! Ok, magari non quello, però sì, non importa. Allora, attenzione, meglio correre, non voglio failare nulla. Io debba andare... Ottimo, non dovevo andare a sinistra? Perché potrei... Oh sì, c'è un laser là sopra. Non voglio mancare il laser. Mi sa che ho mancato... Sì, ho mancato una monetina. Peccato. Va bene, non importa. Allora, vedo roba qua sotto. Meglio distruggerlo. Oh, occhio! Occhio alle spine. Dovrebbe essere ovvio, ma sono dolorose. Ok, vai. Fare platform con Sonic sembra una cosa bruttissima. E lo è. Almeno secondo me. Però, a ognuno il suo. Con il laser possiamo entrare all'interno di questi raggi, perché diventiamo un laser, letteralmente. L'unica cosa è che ho mancato il bersaglio, dovevo premere il pulsante X. Peccato, peccato. Spam. Ora, mi dai il laser, così finiamo l'episodio. Cioè, no, finiamo il livello. Finire l'episodio adesso? Come no? Ok, il doppio salto funziona. Il punto è che quando Sonic fa un salto... Esatto, quando Sonic fa un salto non doppio, è strano. Visto, sembra fare un doppio salto, ma posso premere un'altra volta il pulsante X. Vai, vai. Ok, abbiamo il laser. Ok, che ho mancato. Pazienza, nessun problema. Abbiamo comunque fatto. Posso rompere, mi sa, solamente la B. E sì, vero, è possibile anche prendere questi qua. A quanto pare, i gettoni per la customizzazione del personaggio. Ora premo più perché voglio andare avanti un po' anche io, dopo tutto. E mi sa che abbiamo finito i convenevoli. Esatto. Questa scena ci mostra che abbiamo sbloccato
il potere laser, che io pronuncerò sempre laser, in tutti i mondi. Quindi, buon per noi. Abbiamo ottenuto abbastanza gettoni Luna Park per sbloccare un oggetto per personalizzare Sonic. Però lo vedremo domani, perché adesso episodio 1, intro, c'è un sacco di roba da fare. Andiamo. Atto 4. Ricordo molto bene Tropical Resort, quando è vero che non è la mia area preferita, è l'area che ho giocato di più probabilmente su Wii. Quindi ricordo l'atto 4 come particolarmente fastidioso. Andiamo! Perché? Perché c'è un nemico che è tipo un Lucky, tu mi sembra? Sì! Eccola! Bam, bam, bam! Dammi quella, perfetto! Quel nemico lì vi lancerà dei gusci spinosi, ironicamente. Ok, perfetto! E se vi colpisce, dolori. Andiamo qua sopra. Ehi, c'è roba! E posso tornare anche indietro, la gioia! Ok, Sonic, devi andare avanti. Perché tutti quanti sanno che Sonic deve andare verso... Ok, deve andare verso destra per concludere tutto quanto. No, no! Tutto quanto il livello. Ok, boing. Abbiamo già fatto. Vediamo se Tonks riesce a saltare. No, 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 no. Potevo andare a prendere un altro gettone. Ma il semplice... Solo io lo sento a sinistra solo, no? Ok. Ho sentito solo io l'audio a sinistra per un po'. Ok, si sta normalizzando. Che sia un bug? Ops, spero di no. Vediamo. Devo connettere il condensatore framistatico al modulatore massimizzante. Mi piacerebbe sapere di cosa parli, ragazzino. O ragazzina, o qualunque cosa tu sia. Oh, wow! È stato davvero pazzesco! Oh, stavo impostando il mio palmare come traduttore, così potremo capire cosa dice. Sei andato da qualche parte? Non hai visto? Ho assorbito quegli alieni e mi sono potenziato con una strana e potente energia. E dopo qualche secondo sono usciti fuori. Mi sembra difficile da credere. Ok, seriamente. Dobbiamo trovare Eggman e capire cosa c'entra il catturare alieni con quello che è di certo un piano malvagio. E mandarlo all'aria, giusto? Giusto. In fondo è così che passiamo il tempo. Quindi Sonic non vuole salvare il mondo, ma vuole semplicemente dare fastidio ad Eggman? Mi sa che è quello il punto. Ok, atto 5. Avete visto cosa è successo? C'è un fantasmino qui. Finendo i livelli con i fantasmini, o in generale gli alieni, perché spoiler, sono alieni, è possibile sbloccare altri potenziamenti in tutti i mondi. Quindi dovete per forza fare quei livelli. Anziché comunque bisogna farli per forza? Non importa, corriamo. Vai, Sonic! Non abbiamo però il turbo, quindi vai. Ok. Stop. Perché sento l'audio solo a sinistra? Vabbè, pazienza. Nel caso ribilancerò la cosa io durante l'editing. Ok, questo volevo mostrarvi. È possibile? Oh, cos'è questo? Vai. Oh, teletrasporto. Grazie, però volevo parlare di questo. Wisp Giada si chiama. Sapete che non mi ricordo come si chiama? Phantom? Ha un nome, ovviamente. Ok. E l'audio è molto strano adesso. Ma pazienza, non mi importa. Ok, sembra essersi normalizzato per una volta. Allora, adesso che abbiamo un'altra volta il laser, possiamo usare, indovinate un po', laser! Cosa importante da dire è che il laser vi farà rimbalzare. E se colpite le gemme andrete per forza in una direzione. Quindi, attenzione, vai, scivola. Loop the loop. Ok, un altro laser. Siamo attenti, mi raccomando, a come usiamo i laser. Spero che tutti quanti i bug delle varie versioni vengano aggiustati in fretta, perché sì, ovviamente. Allora, vai. X. Dammi questo. Non cadrò giù. Non cadrò mai giù, perché sono pro. Ok. Corri, Sonic. Ok, si è mezzo buggato. Meglio che sto zitto riguardo anti-bug. Ok, vai. Palloncini. Oh. No, fermi. Per fare una cosa corretta devo stare fermo qua. E usare il laser per... Se riesco a direzionarlo un po' meglio. No, un po' più giù. Più su. Ok, vai! Perfetto. Anello rosso. Ora, spam. Lo posso fare? Credo che io possa farlo. Facendo così. Laser! Ok, grazie mille. C'è una vita extra.
Potrei andare a prenderla? Perché non andare a prenderla? Oh, non la posso andare a prendere. E invece sì, con il salto a parete, che il gioco non ci ha spiegato. Non importa. Ah, aspetta. Ah, sì, vabbè, grazie. Non posso fare nulla qua. Posso fare questo per romperli, ma non possiamo prendere quell'esserino piccolino. O meglio, potevamo farlo? Posso? Ok, avessimo preso il laser, ma non importa. Parlando di laser, ora. Laser! Facendo così... Ti prego, dimmi che becco la parte giusta se faccio così... Vai! No. Però ho comunque preso la gemma. Non so come, ma ce l'ho fatta! Fine livello! Ok, l'audio adesso... Ok, lo sento davvero strano. S! La prima S! Oh, addirittura 3 monete! Queste monete le voglio assolutamente prendere perché collezionabili. Probabilmente non dovrò prenderle tutte quante le monete, perché se sono solo cose extra non serve prendere tutto, però è sempre meglio prenderlo. Il fantasma è stato sbloccato in tutti i mondi che sbloccheremo più avanti. Ovviamente prima meglio finire il mondo 1 e poi passare al mondo 2. Se non sbaglio c'è solamente l'atto 6 da fare. Esatto, e poi il boss. Perché indovinate un po', c'è sempre un boss. Atto 6. Lascio un po' la host, dai. Perché Sonic ha delle host così belle? Magari sono io, però mi piacciono davvero un sacco. Vai, chi è il compositore in effetti? Boh, grazie mille però per aver composto queste canzoni. Allora, vai, spam, spam. Oh, no, 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 no! Fermi, fermi. Qui? Puzzle, o meglio, che puzzle? Com'è che si dice? Oh, mio Dio, che cosa è successo? Sto provando a... Ok, meglio prima colpire questo, dicevo. Platforming, bisogna stare attenti a cosa colpite e prendere le monete rosse. No, no. Ok, non voglio gli anelli. In effetti gli anelli in... non lo so, 70% dei giochi di Sonic non servono a nulla. L'unica cosa a cui servono è restare in vita. Sono praticamente... Sono caduto di sotto. Sono praticamente... per non perdere una vita. Ora, vediamo se riesco a prenderli un'altra volta e a non failare. Avete appena notato una cosa che volevo spiegarvi più in là, perché spiegarla adesso voleva dire... Ho perso una vita, vero? No, ok. Dicevo, se riuscirò, se salvate in un checkpoint, tornerete nel punto del checkpoint alla vostra morte. Tuttavia, tutte le cose che avete preso, raccolto, rosse... spariranno. Questo vuole... Come ho fatto a mancare il bersaglio? Sono caduto 4 volte nello stesso identico punto. Allora, meglio ottenere questo tizio qua per dopo, va? Così posso fare così. Me lo fai mirare? No, me lo fai mirare. Ok, mamma mia. Ora, non facciamo doppi salti. Stiamo attenti. Cadiamo nei punti giusti. Non voglio perdere... No, no. Ok, non voglio perdere un'altra volta qui. Oh, che poi non si perdono neanche i viti in effetti, però è fastidiosa come cosa. Ehi, un altro coso. Dovrebbe essere però il quinto. Non fatevi ingannare, miei cari. È il quinto anello. Non è il quarto. Spero. Ho ragione? Sì? Ok, quindi ce n'è un altro, ma credo non si possa prendere adesso. Quindi, ahimè, non lo prenderò. Allora, vai. No. Cioè, io ho portato due giochi di Sonic sul mio canale, ok? Uno è Sonic Mania, che è stupendo, e non ho neanche finito, se non sbaglio, al 100%, ma non importa. E l'altro è questo adesso. Sonic merita molto di più, ma non importa. Intanto meglio fare almeno... Dai, no, ho fatto D! Eww. Vabbè, ah, giusto, giusto. In base al tempo che ci metterete, cioè farete molti più punti o meno punti. Se volete rompere solamente una lettera, nice, vita extra, vi conviene fare X... scusatemi, B, Y, ok. Su Switch, B, Y. Su PS4 e PS5, X quadrato. Non importa. Allora, è il momento. Ok, di questo. Hai raccolto Ring Stella Rossa a sufficienza per scoprire il luogo segreto del duello tra rivali in quest'area. Sappiate che credo di fare... tutte queste cose, duelli, non ora, tutte quante insieme in una botta sola. Andiamo. 23, 24, 25. Ah,
Non ci sono abbastanza alieni. Vuoi che ne prendiamo altri? No, voglio che mi prendiate un cheeseburger e un frappè. Sarebbe più facile. I cheeseburger non sono veloci come quelle bestiacce aliene. Incapace! Dovete portarmi altri alieni! Ci ho provato e ci ho provato. Che blamento, se viene a contentarmi. Vuole anche le patatine? Questa ha fatto un po' male. Aspetta, io devo andare di là. Scusa. Miei preziosi alienetti, la loro iperenergia sarà mia e poi nessuno potrà fermarmi. Lo so, dico sempre la stessa cosa, ma stavolta nessuno potrà fermarmi. Capo? Cosa? Sonic! Chi è che hai chiamato nessuno? Visto che il capo ha detto nessuno potrà fermarmi e Sonic è qui per farlo, è come se il nome di Sonic fosse nessuno. Ottimo! Pensavo non l'avreste capita. Bene, visto che sei così intelligente, occupati di questo guaio. Libera il ragazzone. Almeno so che lui non farà errori. Ciao, ciao, ci vediamo, pantaloni! Aspettami! Suppongo sia arrivato il momento di fare la mia parte. Intelligente il robot giallo, vero? Ha un nome? Non me lo ricordo. E adesso è tempo di boss. Il ragazzone. Andiamo subito, perché devo colpirlo sulla testa, vero? Sì, perfetto. Non mi ricordo bene o male cosa devo fare per fargli tanta bua. Però devo colpirlo, quindi colpiamolo. Oh no, lo so Tails, grazie. Oh, no. Ok, devo prendere questo. Ok, vai, perfetto. Mi sa che devo colpirlo tipo 3 volte o qualcosa del genere. È sempre così in questi tipi di videogioco, no? Quindi, vai. Aspetta. L'ho sconfitto con... Non ho fatto niente. Ma... Ok, abbiamo vinto, gente, abbiamo vinto. E tanto per... Laser! Perché lo posso usare. Bonus colori, ok, per aumentare il punteggio. Sì, ho vinto. Wow. Almeno ho fatto, non lo so, A. Ok, ho fatto A. Un'altra A. Dammi quel gettone. Ok. Dammi una vita extra. Eccola qua, perfetto. Se non sbaglio facendo A otterrete sempre una vita extra. L'ho già detto prima? Mi sembra di sì. Stringo l'ultima vene e poi... Oh, eccoti. Dove sei scappato? Ho fatto acquisti, preso da mangiare e distrutto un gigantesco robot killer. Oh, davvero? Ci possono anche fare acquisti qui? In questo posto c'è tutto. Ehi, allora, come sta andando col tuo traduttore? Penso che sia pronto, ma usa il codice binario, solo io posso decifrarlo. Pronto, fai una domanda. Voi chi siete e cosa sta succedendo alla vostra gente? Dice che il suo nome è Charlone. Viene da una lontana bibita dove i fiori li annaffiano con le danze. Già, credo che l'apparecchio abbia ancora dei problemi. Sì, però credo di poterlo risolvere. Ok, dice che il suo nome è Yaker. Appartiene a una specie di esseri chiamati Wisp. Lisp? No, Wisp con la W. Penso continuerò a chiamarli alieni se non è un problema. Certo. Allora, sembra che vengano sfruttati per i loro poteri magici da un uomo malvagio. Oppure per creare delle mutande di insalata. Continuo a sentire salvali, salvali, ripetutamente. Mentre stavo correndo in giro a occuparmi dei robot, ho visto una mappa su cui erano segnati dei posti interessanti. Credo che andrò a dare un'occhiata. E magari scoprirò. Il capo ci ha detto di dare una sistemata a questo disordine. Certo che se la guardi dal punto di vista di un robot, questa cosa è parecchio matta. Non ci pensare. Se lo dici tu. Mi manca un braccio. Hai visto un braccio? No,
Ma lo devi trovare per forza. Suppongo non sia così importante. Ma sì, infatti, non è molto importante. E intanto, nella mappa del mondo abbiamo appena sbloccato due nuove aree: Sweet Mountain e Starlight Carnival, che vedremo domani. Quindi, nella prossima parte di Sonic Colors Ultimate, che strano dirlo, vero? Beh, faremo robe. See you next time, baby.